Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e siamo tornati qui su Minecraft, signori, sulla nostra serie per continuare questa avventura. Allora, io ho camminato un poco off camera per cercare di vedere se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Ho anche abbassato i chunk di simulazione per vedere se riusciamo magari a trovare a concentrare di più lo spawn di mob magari nelle nostre vicinanze. E non lo so, signori, proviamo. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e tutto dipende da voi, signori. Basta spiggiare il pulsantino segui e anche i pulsantini like, e ecco, i pulsantini condividi, e siamo tutti contenti. E niente, signori, detto questo, partiamo nuovamente all'avventura delle ricerche dell'Enderpearl, sperando di non morire male. Allora, lì vedo una torcia, quindi di qua sotto noi penso che ci possiamo lanciare senza nessun problema. Proviamo ad andare in questa parte di qua, vediamo se magari siamo più fortunati. Potremmo continuare a raccogliere dell'oro, signori, ma fare gli scambi con i pillager con loro non si è rivelato molto molto fruttifero, diciamo. Io però per sì e per no lo recupero, nel dubbio però mi faccio una bella protezione, perché se questi mi vedono mi ammazzano, che io neanche ho il tempo di dire come, cosa è successo, dove sono, chi sono e perché sono. E quindi facciamo un attimino così, anche se non ne vedo qui in giro, quindi rischiamo, così come se non ci fosse un domani. Recuperiamo tutte queste belle pepite. Ok, ne abbiamo 64. Ok, penso che e altre 6. Buono, buono. Ok, purtroppo le pepite sono il nostro unico escamotage per cercare di ottenere. Ne vedete voi? No, per cercare di ottenere l'Enderpearl, signori. Effettuare questi scambi con i pillager, o come li chiamavo nel vecchio video, i compratori di oro. Boccetta d'acqua non mi serve. Abbiamo recuperato un bel po' di pepite, quindi volendo potremmo anche tentare degli altri scambi. Io forse in questa zona non c'ero mai arrivato. Allora non ci buttiamo di sotto, perché sennò, perché se moriamo finisce veramente male. Riusciamo a trovare delle altre pepite? Qua c'è uno zio. Ci proviamo? Proviamo, signori. Proviamo. Tentar non nuoce. Allora, visto che nello scorso video abbiamo alla base di tutto c'era proprio lo scambio con i pillage, questa ve la risparmio, signori. Faccio degli scambi off camera, glieli do tutti e vediamo cosa riesco, se riesco a ottenere qualcosa. Dai, 15 blocchi, 15, 15. Da cazzo l'ho andato. Mi spari. Oh, zio. Allora, vieni qua. Vieni qua, non rompere le scatole, tieni piedi tutto l'oro, dai. Dai, dammi quello che mi serve. Dammi quello che mi serve, ti prego, dammi. Signori, rapido taglio. Se ottengo l'Enderpearl, ci aggiorniamo. Niente da fare, signori, mi ha droppato solamente delle grandissime cagate che andremo ad eliminare, tipo la pietra nera che non ci serve. Tipo la graia, la ghiaia che non ci serve, anche il cuoio non ci serve, signori, decisamente no. E vabbè, le altre cose ce le teniamo proprio per il gusto di tenercele, però niente da fare, signori. Il nostro amichetto qui non ha voluto collaborare minimamente, non ha voluto collaborare minimamente. Proviamo ad andare alla ricerca ancora allora di Enderman verso nuove mirabolanti avventure. Qua si scende, ma c'ho un pochino di paura, sinceramente, a lanciarmi così nel vuoto. Ci sono gli alberelli? Sì. Quindi volendo potremmo con calma e sangue freddo. Da lì ci sono alberelli, quindi direi che potremmo anche provare a scendere. Proviamo a scendere. Meno male che c'ho il feather falling, signori. Meno male che c'ho l'atterraggio morbido. Ok, sotto di noi c'è tutta una foresta. Continuiamo a scendere. Siamo lontanissimi da casa, questa cosa non è buona, però va bene. Oh, un Enderman non c'è stato, è impressionante, un Enderman non c'è. Porca miseria. Oh. Allora, ricordiamoci che noi abbiamo 4 Ender perché abbiamo ottenuto nello scorso video, e volendo potrebbero, con le 5 che abbiamo a casa, potremmo già tentare un'avventura. Magari poi lungo l'avventura riusciamo a beccare altri Enderman. Tutto è possibile, ma infatti, tieni. Io ora facciamo questo video, non lo faremo nuovamente di
Tra l'altro qua la foresta è finita, beh, e non ci sono Enderman nelle vicinanze, c'è un Ghast però che però ci ha ignorato palesemente, ma noi per poco non l'ammazzavamo al volo. Niente signori, che vi devo dire? Facciamo una cosa, faccio un ultimo tentativo di ricerca. C'è tanto oro, ma non lo possiamo prendere sto oro. Ho paura che si incacchino tutti, ho paura che si incacchino tutti e lo lasciamo star lì dov'è. Niente, signori, faccio una brevissima ricerca mia off camera e se non troviamo niente, signori, torniamo a casa, trasformiamo tutte le Ender Pearl che abbiamo, che sono praticamente 9, che non ci basteranno mai nella vita perché qualcuna si distruggerà lungo il percorso sicuro, qualcuna la perderemo lungo il percorso. Qui siamo interessante. Un Enderman! Che non l'abbiamo beccato, signori. Non mi spawnare, non mi spawnare, non mi spawnare, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti ho visto e ti ammazzo. Vieni qua, zio, vieni qua. Mi devi dare l'Ender Pearl. Mi devi dare l'Ender Pearl come se non ci fosse un domani. Uno, finalmente, signori. Dov'è la mia Ender Pearl? Non me l'ha droppata. Cioè, uno ne abbiamo beccato in due video. Uno in due video e non mi ha droppato l'Ender Pearl. Odio profondo per tutto il gioco, signori. Odio profondo per tutto il gioco. Va bene, allora facciamo una cosa, off camera, continuo un attimino la ricerca e male che vada, signori, ce ne torniamo a casa con le 4 che abbiamo trovato nello scorso video e con le 5 che abbiamo a casa e vediamo di prepararci per partire all'avventura con quello che abbiamo, signori. Niente signori, purtroppo gli scambi non sono andati a buon fine. Purtroppo è stato abbastanza tutto inutile e abbastanza annoiante. Noioso, diciamo, dover combattere con questo che ha voluto 25 lingotti d'oro e non mi ha droppato neanche un cazzarola di Ender Pearl. Quindi vuol dire che il destino vuole che noi andiamo alla ricerca della Fortezza del Drago con le nostre 9 Ender Pearl, signori. 9 Ender Pearl. Ci riusciremo? Penso di sì. Penso di sì. Ora, per non saper né leggere né scrivere, noi dobbiamo semplicemente riuscire a tornare a casa. Qui vedo una torcia, quindi già è un segno buono, signori. Il fatto che ci sia una torcia già è un buon segno. Il problema è un Enderman solo abbiamo beccato, uno solo, porca miseria. Ce ne vuole uno solo in due video. Cioè, è qualcosa di assurdo. E non mi ha nemmeno droppato l'Ender Pearl. Cioè, è questa proprio la cosa impressionante. Tu te devi levare dalle scatole. E questa è proprio la cosa impressionante. Uno solo e non mi ha droppato nemmeno l'Ender Pearl. Ma porca miseria. Hai decisamente rotto. Hai decisamente rotto. Guardalo come riesce a schivare i miei colpi. Mo, schiva la spada se ci riesci. Ok, dobbiamo riuscire semplicemente a trovare la strada di casa, signori. Quindi diciamo che faccio un altro taglio per non annoiarvi. Questo è ciccioso. Questo è ciccioso. Tiriamo una bella freccetta su per le natiche. Ok, e questo abbiamo fatto fuori pure. Dicevo, vedo di riuscire. Ai! Maledetto! Ok, vedo di tornare a casa, signori, e trasformiamo insieme l'Ender per andare nel portale, signori, per iniziare la ricerca del portale. Ok, signori, siamo tornati a casa. Ho perso un sacco di tempo per riuscire a trovare nuovamente il nostro portale che ci riportasse a casa. Però l'importante era riuscire a trovare a casa, trovare il portale di casa. Allora, prima di concludere questo video, che è stato un attimino un po' così molto ciarlatano, allora intanto scarico tutta sta merdata di roba che mi hanno droppato. Questi di qua si scaricano pure lì. Un giorno sistemiamo, signori. Spero che c'entrino tutte queste cose in questa cesta. Spero di sì. Scarica tutto. Un ultimo blocco? No, va bene così. Ah, questo, perfetto. Abbiamo riempito nuovamente la cesta di cianfrusaglie. Allora, prima di concludere questo video, signori, ci prepariamo al momento clou. Ovvero, prepariamo le Ender Pearl e nel video di domani partiamo alla ricerca della Fortezza, signori, del castello lì, come cazzo la si chiama, non mi viene in mente. Sono arrabbiato perché non ho trovato neanche un Enderman. Uno che ne ho trovato mi ha droppato praticamente una sola. Non mi ha droppato nemmeno la perla. Allora, mucca, te devi levare. Con tanto spazio che c'è, te devi levare. Oh, perfetto.
Siamo a 9 Enderpearl, signori, e qui dovremmo avere le nostre bellissime Blazerod. Dove sono le nostre Blazerod? Le abbiamo lasciate là? Forse sì, le abbiamo lasciate nella cassa di casa. Me lo auguro, perché se non sono lì nella cassa di casa, dove cazzo sono le nostre Enderrod? Questa cosa non va assolutamente bene. Dove sono le nostre Enderrod? Panico. Panico, panico, pa panico. Panichissimo. Dove sono le nostre Enderrod? Là, forse lo so. Forse l'abbiamo messa qui. Dimmi che l'abbiamo messa qui. Va bene, signori, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per questo video, per il like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui domani, che partiamo alla ricerca della fortezza. Bella raga, ciao!